Oggi ragazzi vi faccio vedere, forse nel possibile, il VR come funziona. Qua siamo sempre qua al Wow Shopping Center, cioè vi faccio vedere un po' il VR, zero latency. E quindi mi raccomando, andiamo a vedere subito, ma ovviamente andiamo dopo che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte cose che dovete fare sempre. Quindi andiamo a vedere il VR, il gioco a VR, vediamo. Il gioco a VR come funziona, poi in poche parole che fa? Ci sta ti scegli, metti, paghi il biglietto, ovviamente, ci scegli il gioco, e poi ci stanno dei giochi che ci sono alcuni. Questa è l'arena dove tra poco mi vedrete dentro a giocare, e questi sono invece i giochi che si possono scegliere. Questi sono alcuni dei giochi che si possono scegliere. Io ho scelto questo qua con gli zombie, non lo so se si vedrà qualcosa, probabilmente no, non lo so. È la prima volta che vengo qua, e poi c'è anche il gioco con Far Cry, che però lo vedremo in un altro momento. Mi raccomando, ragazzi, noi entriamo qua dentro. Ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo in arena. Sciogari! Sul lato del controller. Una volta scariche, le vostre armi si ricaricheranno automaticamente. Se volete ricaricare manualmente, premete il pulsante verde situato sotto il manico, oppure muovete ripetutamente su e giù il controller. Ora vi dirò come valuteremo il punteggio. All'interno dell'arena, guardatevi attorno per trovare le trappole e usate il controllo. Per attivarle, sparate ai bersagli verdi e guardate quei maledetti crociani. Per eliminare i gruppi massicci di zombie, sparate ai barili rossi. Guadagnerete punti per ogni nemico eliminato. I colpi alla testa e le eliminazioni multiple vi daranno punti extra. I giocatori con il punteggio più alto si guadagneranno posto in classifica. Se subirete ingenti danni, la vostra possibilità di sparare verrà disabilitata per 10 secondi prima di riprendere. Per controllare gli obiettivi della missione, cercate voi il point verso cui voi e la vostra squadra possiate dirigervi. Quando tutti i giocatori saranno dei voi point, si passerà all'obiettivo successivo. Ricordate, giocatori, esistete anche nel mondo reale, quindi fate attenzione. I pericoli sono indicati da barriere rosse. Avvicinandosi troppo, scatterà un'allarme elettrica e la barriera danneggerà. Per evitare il rischio di collisione, non attraversate le barriere. Mantenete la distanza e ricordatevi di non correre e di saltare per tutta l'esperienza. Seguite queste regole e forse sopravviverete. Siamo live, 3, 2, 1 e azione! Allora, ragazzi, io qua purtroppo non è stato possibile provare a mettere il video di quello che vedevamo, però proverò a raccontarvelo. Come avete visto nello spezzone precedente, è un'arena con tutti gli zombie. Devo dire che è anche abbastanza inquietante, devo dire. Cioè, abbastanza inquietante. Riescono tutti gli zombie in tipo una fabbrica, non so chi era, dicevano i fuochi, così. Però, cioè, all'inizio è molto tranquilla, però poi ti sbucano gli zombie da dietro che veramente te spaventano. Però devo dire che è molto 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 ben fatta. Comunque non laggava e comunque lo consiglio a tutti. E questa arena si trova al Wow Shopping Center Ciao, a Parco Leonardo, mi spari a all'ex me. Parco Leonardo a Roma. Quindi se siete venuti, se ci volete venire, se volete provare la realtà virtuale, giocare con la realtà virtuale, potete venire, anche perché si può giocare da 1 a 8 giocatori, quindi anche insieme alla comitiva vostra, al gruppo vostro di amici, ci fate una bella battaglia, ci fate, e poi uscite anche nella classifica generale. E ogni 10 giocate, ogni giocata vi danno un Dietro bollino, di un te, dietro punto, di te. diciamo. Arrivata alla decima giocata sul tesserino,
avete una sessione di gioco da 30 minuti gratis. Quindi raga, devo dire che e conviene alla fine, dai, conviene, vi divertite, passate una serata diversa in allegria, giocate. E anche perché l'arena è pure abbastanza grande, devo dire. Cioè, dal video pare grande, ma lo è davvero. Cioè, Sam è più grande di quella che potete vedere nel video. Quindi è abbastanza gigante, quindi è molto dispersiva. Poi comunque ti ci diverti, dipende anche dal gioco che fate. Io sì, volevo fare Far Cry, però questa sezione che ho fatto io degli zombie era da 15 minuti. Il gioco invece Far Cry è un altro gioco, mi sembra era da 30 minuti. E quindi vabbè, niente, ho fatto questo gioco con Miki e diciamo che parecchio mi sono spaventato, i zombie che mi uscivano da dietro, devo dirmi, non riesco a farvi vedere il video di quello che vedevo io nel visore, perché non c'era uno schermo, un televisore da potervi far vedere, potevi mostrare, e vabbè, perché stava fuori, il televisore sta fuori e dentro purtroppo stavamo solo io e lei, e quindi chi manteneva il telefono per mostrare il video? Nessuno. Quindi accontentatevi di questo, vabbè, vuol dire che verrete voi a giocare, e vediamo altri 7 giocatori, raga, commentate qua sotto chi è di Roma. Altri 7 giocatori, raga, organizziamoci e facciamo la giocata con Far Cry. Quindi commentate qua sotto o sul mio Instagram in direct, 7 di voi che sono ovviamente di Roma, 7 di voi, commentatemi e contattatemi su Instagram in direct e organizziamoci e andiamo a giocare, vediamo chi è, così magari facciamo una piccola reunion, tutti, 7 persone, ok, d'accordo ragazzi, dai, fatemi sapere qua sotto nel video chi è di Roma, così magari ci organizziamo a giocare a Far Cry, che devo dire che mi è piaciuto parecchio, devo dire, questo il visore, e poi c'aveva anche molto realistico comunque. Infatti vedete che ci stanno le cose, qua venivo aggredito dagli zombie e parecchie volte mi sono spaventato, devo dire. Vabbè ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto fatemi sapere qua sotto nel video oppure in direct su Instagram 7 di voi che verrebbero con me a giocare tutti insieme a Far Cry, sempre qui al Wowside Parco Leonardo. Ci vediamo al prossimo video, ciao cari!